tutte in un nuovo video. Oggi finalmente, spero veramente di riuscirci, girerò un video dove vi farò vedere la mia ricostruzione unghie. Allora, io avevo girato il video per la seconda volta, le immagini erano pessime, quindi mettere un video dove non si capiva niente, sinceramente non mi faceva piacere. Quindi oggi, purtroppo, prima di uscire di casa mi si è rotta un'unghia. Io le avevo appena rifatte, avevo fatto questo colore qua, diciamo un nude con i brillantini sopra. E oggi praticamente ne ho spezzato una. Come potete vedere, per fortuna la mia unghia si è salvata ed è saltato via tutto il gel. Quindi ovviamente ripeto, io non sono specializzata, non sono un'onicotecnica, quindi sono ignorante in materia. Semplicemente mi piace non dipendere da nessuno in quanto io non ho tempo, e comunque avevo notato che su di me il risultato non era duraturo. Di conseguenza, non avendo tempo, ho cercato di arrangiarmi da sola. Quindi, l'ultima volta a me le unghie le ho dovute disfare io, sono durate tantissimo. Questa volta invece le avevo fatte da 2 o 3 giorni, però mi ero già resa conto che non aveva catalizzato benissimo il pollice. Quindi oggi in un cassetto ho lasciato l'unghia. Sono fortunata perché la mia unghia non è molle. Quando io andavo a fare le unghie avevo dei fogli, veramente erano morbidissime, tant'è vero che prima di ricostruirle nuovamente le ho lasciate, diciamo, in pace, mettevo semplicemente uno smalto trasparente per un mesetto o due. Quindi, adesso io, procederò in questa maniera. All'inizio, vi farò un'inquadratura generale sul mio kit, di smalti e porcherie varie, perché veramente mi cola lo smalto, poi insomma non è in ordine, ve lo sto facendo vedere così com'è, stamattina l'ho preso al volo. Io ho già igienizzato gli abiti ieri notte, di conseguenza stamattina li devo solo mettere negli armadi per poterli far vedere e quindi provare. Ho una cliente tra un'ora, il dito che devo fare è uno. Mi dispiace farvi vedere proprio la lavorazione con la mano sinistra perché io non sono mancina, però mi si è rotta quest'unghia e ne voglio approfittare facendovi vedere un'unghia come procedo io quando mi si rompe il gel. Niente, quindi cambio l'inquadratura, vi faccio vedere quello che ho all'interno della mia valigetta con tutti gli smalti e anche i gel, e poi cerco di cambiare inquadratura sperando che questa volta sia la volta buona, perché a casa non sono mai riuscita a trovare un posto dove riprendere bene. Ho notato anche col tutorial del fiore che questa posizione, per quanto per me non fosse comodissima, era quella più idonea. Quindi io non voglio perdermi nei soliti discorsi lunghi, procedo nel farvi vedere prima il kit, poi ricambio l'inquadratura e cerco di fare un qualcosa di ravvicinato per vedere cosa faccio, dopodiché ricambio e vi saluto. Quindi cambio velocemente, ci vediamo subito. Allora, procedo nel farvi vedere questa mia valigetta. È una valigetta che ho da tantissimo tempo, penso che abbia un 10 anni. L'ho lasciata aperta per comodità, altrimenti mi saltano altre unghie e quindi il video diventa un po' più lungo. Il caos che si presenta all'inizio è questo. Ho messo tutte le cose nella parte superiore velocissima per venire al lavoro puntuale. Allora, qui ho dei gel della Jolie, dell'Allure, poi ho un diciamo un cerotto in carta, poi ho una presa che tra l'altro devo buttare perché non funziona, ne ho un'altra appresso, altri gel della Jolie, le punte per la fresa, fresa che soprattutto nella mano sinistra io non amo usare, ho una lima,
Questo normalmente io lo utilizzo per, mi scuso, ma veramente l'ultima volta non l'ho messa via pulita. Questo lo uso per bloccare i cavi. Poi una forbicina, questo che per me è utilissimo e molte volte, anche se non si dovrebbe fare, aiuto a togliermi il gel così per non stare 3 ore con la fresa. Mia figlia usa con me il gel, potete vedere qua com'è ridotta la confezione. Questo è quello che andrò ad adoperare io dopo, sempre che io riesca ad aprire la confezione. Questa spugnetta la utilizzo per fare, come posso dire, quando metto o il bianco, il brillantinato e vado a picchiettarlo sopra per fare, ecco, un effetto degradé. Questa è la lampada portatile che uso io, che è caduta un'infinità di volte. Questo è il suo cavetto. Poi apriamo. E qua tengo dei guanti perché normalmente quando vado a lavorare una mano rischio di limarmi l'altra, quindi per sicurezza ho dei guanti. Ho qui poi questo tronchino, diciamo questo tagliacuticole, un laccetto sempre che uso per o bloccare le confezioni. Vedete, qui ho tutti i brillantini, è inutile dirvi che io amo i brillantini nelle unghie. Quindi questi lo stesso li vado a mettere spesso e ne ho anche degli altri. Qua ho altre lime, questo per preparare l'unghia, in questo momento mi sfugge il nome, prima di dirvi cretinate sto zitta. Ho una pinzetta quando mi serve per mettere dei brillantini un po' più grandi e poterli mettere, prendo questo e li appoggio sopra. Qua ho il mio pennello di estrosa, che dopo vi farò vedere, intanto adopererò quello. Qua ho altre lime. Procedo nel togliere, pronti per il delirio. Qua c'è il caos, perché ho questa per togliere, la utilizzo per togliere una volta che vedete è anche da pulire. Utilizzo una volta che ho limato per spolverare l'unghia, la mascherina quando uso la fresa è un po' schiacciata, ho la fresa, vedete, questa qui di Peak Nail, adesso c'è anche attaccata una punta, poi ho una serie di smalti. Questi sono tutti smalti e non gel, non sto a farveli vedere. Se poi vi interessa un video, la riordino e ve lo faccio. Mentre i gel, a parte quelli che vi ho fatto vedere nel vasetto, quelli che ho sono questi qui. Ne ho di diversi marchi. Cerco di tenerli dritti perché sennò poi mi colano le confezioni. I marchi sono Allure, che compro in un negozio che c'è in un centro commerciale che vi ho fatto vedere senz'altro in un video. Vedete, questi sono tutti dello stesso marchio. Poi, molto buono, ho questo estrosa. Questo colore in particolare non mi piace, però il colore che avevo in precedenza, ovviamente, eccolo qua, era questo, cioè Pink Panther. Era quel fucsia che avevo nelle unghie, molto bello. C'è anche questo che è il red carpet. Quello che andrò a mettere io oggi è il 135, no, no, sì, il 135 di Mesauda. Di Mesauda ho questo qui. Aspettate che vedo, no, questo no. Allora, di Mesauda ho solamente questo e ho poi un, aspettate che cerco di... Allora, questa l'ho comprata innanzitutto su internet
su Amazon, è ottima come marca e ho preso il top e la parte, diciamo la base, dopo ve li faccio vedere, intanto utilizzerò quelli. E poi ho di Mesauda quest'altra confezione, perdonate, l'unghie fa proprio schifo, io non mi sopporto con le unghie così rovinate, e all'interno ho la base. Poi ho quindi la base e poi la parte di sopra e ho quest'altro colore qua di Mesauda che è il Cinderella numero 32, diciamo è un po' lattiginoso, è molto bello. Quindi procedo nel farvi vedere questi altri due che vi ho detto, che poi saranno la mia base e la parte. L'azienda è questa, li ho pagati forse intorno a 6 euro tutti e due, ma sono ottimi. E ho sia il top, che è questo, che la parte di sopra, quella lucidante. Io vi lascio con questo caos, cambio l'inquadratura e procedo con, diciamo, nel farvi vedere come faccio io la mia ricostruzione unghie molto casalinga, anche se sono a lavoro. Eccomi qua. Allora, innanzitutto procedo in questa maniera. Prendo il mio igienizzante mani. Le ho secchissime, infatti, diciamo non sarà una meraviglia vedere le mie mani da vicino, però niente. Allora, mi sono scordata perché la confezione è molto grande di portare lo sgrassatore, per l'unghia. Purtroppo non l'ho con me e quindi eviterò quel passaggio. Spero che possa venire ugualmente bene perché non l'ho sempre utilizzato. Comunque, mi sono preparata qua la lampada, il mio gel, adesso prendo il pennello perché mi sto ricordando che me lo sono scordata, la mia base, il mio top, il mio colore e mi sono resa conto che mi sono dimenticata quello con i brillantini, due lime, 120-180. E poi questa vecchissima, visto che non ho lo sgrassatore, utilizzerò questa per non rovinare l'altra. E poi questo per preparare sempre l'unghia. Prendo veloce il pennello e prendo anche i miei brillantini. Eccoli qua. Questa confezione ultra sporca sono i brillantini. E poi il mio pennello. Non ho neanche il cotone per pulirlo, spero di averlo messo via in condizioni non pessime. No, l'avevo pulito. Questo è il pennello. Questo pennello l'avevo preso per l'acrilico perché a casa ho pure l'acrilico di Mesauda che si prende appunto con questa spatolina. Però voglio terminare adesso questo. Perfetto, allora appoggiamo il nostro pennello e procediamo in questa maniera. So che non si deve fare perché rovina l'unghia, ma io non ho tempo da perdere, quindi provo a vedere se no, se riesco piano piano, non riesco. Quindi procedo in questa maniera. Allora, col fatto che è la mano sinistra e che le altre unghie non me le vorrei rovinare, io se riesco ammorbidisco qua così e poi mi aiuto con quel ferretto che vi ho fatto vedere, ovviamente devo rimuovere gran parte dello del gel o perlomeno non avere questo scalino perché potrei fare anche un rattoppo più veloce, però devo cercare di togliere il più possibile. Io in questo momento non parlo e magari velocizzerò le immagini perché questo è, diciamo, questa è la cosa più lunga e noiosa che c'è da fare. Thank you.
Allora, vedete che qui rompendo l'unghia nel cassetto mi si è avvallato leggermente qua. Avrei avuto bisogno della cartina per ricostruire questo lato perché se no si andrebbe sempre, vedete? Si andrebbe sempre a rovinare. Ho dimenticato ovviamente, perché io non sarei io, le cartine a casa. Quindi andrò a fare una cosa un po' più delicata. Potrei anche aiutarmi con un cartoncino. Però vediamo un attimino cosa riesco a escogitare, visto che non ho portato le cartine per la ricostruzione. Purtroppo il tempo che ho è questo e mi devo accontentare di questo. Comunque vedete che ho skippato, questa era già rotta, ho skippato la parte della fresa che comunque a me brucia anche. E quindi adesso vado a togliere, se riesco, anche questa parte qui, così la facciamo proprio tutta dall'inizio, visto che di gel ne è rimasto pochissimo, è inutile star lì a lasciare questo pezzettino. Ok, ho escogitato che cosa poter fare. Allora, prendo questa pinzetta per le sopracciglia che utilizzo per mettere i brillantini nelle unghie e vedo se riuscite a vederlo. La sistemo qua sotto dove manca l'angolino e tengo la pinza così. Devo avere la pazienza di farlo per solidificare. Allora, il primo strato, che è lo strato la base, posso non farlo, ma quando procedo con il gel devo avere la pazienza di tenerlo così, per cercare di ricostruirmi l'angolino. Proviamo, vediamo se questo esperimento funziona.
Allora, perfetto, adesso sistemo velocemente tutte le cose, mi lavo le mani e ricambio inquadratura e ci vediamo per i saluti. Rieccomi. Allora, ho lavato le mani. Questa è l'unghia che io, diciamo, quella che inizialmente ho rotto stamattina. Questa è l'altra che io faccio. Meglio non guardarle insieme perché non è che siano prossime di due mani diverse. Comunque, queste sono le mie unghie. E niente, io il video termina qua. Io vi saluto, stavo per cadere, vi faccio vedere il mio outfit di oggi, così poi termino perché questo video da montare sarà anche, spero che venga qualcosa veramente di decente. La magliettina che io indosso oggi non mi ricordo più, ormai faccio un macello, forse l'avete vista in un altro video, non lo so, comunque ripeto, se non l'avessi messa, che è una magliettina che ho acquistato da H&M, costa 14 euro se non ricordo male e 90, c'è in tre colorazioni, esattamente bianca e una lavorazione simile Pizzo San Gallo, c'è bianca, c'è color caffè, color cappuccino che è bellissima e poi c'è nera. Io oggi mi sono vestita in questo modo, quindi ho messo questa maglia che è inutile dirvi perché mi piace. E poi ho di diverso, a parte questa collanina che sto mettendo in questi giorni di Tiffany, ho questa collana con questo anello in cristallo Swarovski appeso che è di Swarovski, perché sotto ho una gonna Pois di Stradivarius con questa tonalità qui che adesso vi faccio vedere. La gonna è questa, arriva adesso non voglio farvi vedere, aspettate, questa è la gonna, ho messo queste scarpe che non mi ricordo più se sono di Stradivarius, che sono sporchissime, Stradivarius o Bershka, forse di Bershka, la maglietta è questa, sì, questa gonna diciamo mi ingrossa un po', però a me piace il colore e quindi non mi importa. Ho poi la borsa. Come borsa ho preso in fretta quella che io avevo ieri, e cioè il mio bauletto di Louis Vuitton. E niente, non voglio essere ripetitiva, voglio dirvi che ho condiviso con voi il mio metodo per rifarmi le unghie. Di conseguenza, non sono un'icotecnica, non sono un'esperta e soprattutto non vorrei che magari chi capita a vedere questo video, che magari se ne intende, vede che ho ricostruito quell'angolo tenendo una pinzetta. Ecco, l'ho fatto perché avevo necessità, perché io senza unghie rifatte non ci sto. Ripeto, non mi dà fastidio vedere le altre persone che hanno delle unghie rotte. Io non ce la posso fare, cioè io preferisco avere un cerotto piuttosto che avere un'unghia rotta. Quindi, non avendo portato con me le cartine perché le ho dimenticate, perché l'unghia io me la sono rotta 5 minuti prima di uscire di casa, di conseguenza sono riuscita a prendere quella valigetta, ma non mi sono ricordata di mettere la confezione nuova delle cartine per la ricostruzione e di mettere anche lo sgrassante perché è una bottiglia molto grande, avrei dovuto travasarla in una più piccolina. Quindi, fatta questa premessa, vi ringrazio, spero che questo video comunque vi abbia tenuto compagnia. E niente, ringrazio come sempre i vecchi iscritti, i nuovi iscritti, vi invito a seguirmi se non lo state facendo, lasciatemi un like se vi fa piacere, potete anche attivare la campanella per essere avvisate ogni qualvolta esca un mio nuovo video e niente, noi ci vediamo presto.